nostro eroe, nel senso che anche noi sentiamo di avere delle vite molto normali, anonime, ci svegliamo la mattina, abbiamo figli, moglie, chi ce l'ha, o separati come Max e Ashley, o andiamo a lavorare e ci sembra di condurre una vita normale. Poi succede qualcosa improvvisamente che rende quella vita interessante. Nella vita di Maxwell, la svolta, Maxwell, che tu ricordi, è un uomo che ha più amici su Facebook che non nella vita, cioè nella vita ne ha uno e ne ha 70 su Facebook, che è una cosa buffa questa, ma avviene questo viaggio. Il viaggio spesso in letteratura o nella vita è un modo, un motivo di cambiamento. È un romanzo di viaggio il tuo, lo definiresti così? There are many, there are several models for this book, several other works of art that lie behind it, and perhaps the most notable, the most important, are the novels, the English novels of the 18th century, which I read first when I was a student and came to love so much, in particular Henry Fielding's Tom Jones, which I've talked about many times in interviews. What I love about this genre of literature, what I love about the picaresque, is the notion that you can send your hero out on a journey. This journey for a narrator is extremely liberating because it allows the hero to have a series of random encounters, which in some way will change his perception of the world around him and also his perception of himself. So in the first instance, this book is my attempt to reimagine for the 21st century the genre of the 18th century picaresque. Direi di sì, in un certo senso. Ci sono molti modelli letterari che stanno alla base di questo libro, anche se forse non sono così apparenti. Direi che il modello letterario più importante, comunque di cui io mi sono rifatto ben volentieri, è il romanzo inglese del XVIII secolo, in particolare Tom Jones di Henry Fielding. Ne ho parlato spesso di questa mia passione per questo genere picaresco che io amo moltissimo. Il genere picaresco è bello perché l'autore può mandare il proprio eroe a fare un viaggio e attraverso la narrazione di quel viaggio si hanno vari incontri che possono cambiare la vita.